cosa si fa questo weekend? L'Associazione Musicale Nazareno Gabrielli Città di Tolentino propone sabato 13 e domenica 14 febbraio il seminario Musica a scuola tra danza, canto e strumenti, con la partecipazione di Marcella Sanna. La Scuola Regionale dello Sport delle Marche organizza sabato il seminario L'importanza della prevenzione nei giovani sportivi con anomalie coronariche. L'appuntamento è ad Ancona, alla sala conferenze del CONI, a partire dalle ore 8 del mattino. Il volume Sai gli occhi credi, le marche dell'arte nello sguardo dei poeti a cura di Cristina Babino, che raccoglie poesie ispirate ad alcune delle opere d'arte più rappresentative del patrimonio culturale marchigiano, verrà presentato ad Ancona domani alle ore 18 al Museo del Giocattolo e del Bambino. L'Associazione Culturale Belforte nel Cuore promuove sabato alle ore 18 alla Chiesa Parrocchiale di Sant'Eustachio a Belforte del Chienti un incontro con Corrado Augias, che presenta il suo ultimo lavoro dal titolo Le ultime 18 ore di Gesù. Nella giornata dedicata agli innamorati al Teatro Verdi di Pollenza andrà in scena domenica prossima alle 21 Come si canta l'amore, spettacolo scritto e diretto da Marco Menichelli, realizzato con la compagnia teatrale Massimo Romagnoli. Al Teatro Italia di San Severino la festa degli innamorati domenica prossima sarà salutata dal Tourbillon Ensemble. Il gruppo vocale si esibirà a partire dalle ore 17, diretto dal maestro Simone Montecchia. Per approfondire temi di attualità alla luce del Giubileo della Misericordia, domenica prossima alle 15 nell'Aula Verde dell'Abbadia di Fiastra, l'Azione Cattolica Diocesana promuove un nuovo incontro in cui Padre Frigerio guiderà i presenti nella lettura del libro di Giona.